Allora, mi è venuto a trovare Marco Potiel, sindaco no TAP di Melendugno. Allora, vedrete che tra poco inizieranno a raccontarci che la gente del luogo è una gente fatta di violenti, gente che è contro la modernità, ci racconteranno qualsiasi cosa. L'unica verità è che lo Stato italiano impiegherà l'esercito italiano, okay, per difendere un'opera privata, perché TAP è un'opera privata. Sindaco, perché non serve questa TAP? Perché il gas che vorrebbe trasportare è un gas destinato all'Europa, stiamo parlando del 2-3% del fabbisogno europeo, mentre l'Italia, già con tutti i gasdotti e rigassificatori che abbiamo, ha la possibilità di portare già il doppio di quanto serve. Sindaco, un'altra cosa, è vero che la gente del luogo è schedata, è vigilata costantemente da quelle forze dell'ordine? Non stiamo soltanto adesso parlando dell'esercito, ma di polizia, carabinieri, Digos. È impedito di esercitare il diritto costituzionale di opporsi, di dissentire? Certo, la nostra protesta e le nostre manifestazioni sono state sempre pacifiche e democratiche, non violente. La reazione del questore, gliel'ho detto con una lettera aperta, è quello di intimidire le persone dal manifestare questo dissenso, che è un principio sancito dalla nostra Costituzione. Stanno facendo vigilanza continua in un territorio che è estremamente pacifico e accogliente. Allora, esattamente quello che abbiamo visto fare l'altro giorno a Bologna da Renzi nei confronti dell'anziana risparmiatrice è quello che tutti i giorni sta accadendo nelle zone del Salento interessate a questa inutilissima cosiddetta opera moderna. No alla TAP, assolutamente no a questa TAP che è privata, che non serve agli italiani e anzi ci toccherà in qualche modo sobbarcarci perché un po' di I soldi conti li pubblici. pagheremo noi alla fine. Benissimo. Allora ringrazio Marco Poti, sindaco no TAP di Melendugno. Grazie a te. Continuiamo a dissentire.